No, non è questo, spesso capita così. No, Lucia, subito, Manuela, prego. Buongiorno. Quando Anna ha detto lancia un messaggio, non ho capito che messaggio lancia, e poi volevo chiedere ad Ambragiolini, che ho trovato molto brava, come sempre, che cosa ti ha intrigato, divertito, come la giudichi questa donna così eccessiva, così, ma non so, dimmelo tu, grazie. Allora, vabbè, intanto non amo definirlo così, ma ovviamente ognuno lo definisce come vuole, è evidentemente anche un messaggio, però non sono così presuntuoso, preferisco lo dica Anna, io non dico... Non sono secondo così me, no, quello che io penso così è semplicemente fermarsi a riflettere, così come fa il protagonista Gianluca, lui lo decide di fare sul Colosseo, però insomma l'ha fatto in precedenza anche Alberto Sordi, un americano a Roma, dimostrazione che siete tutti qui coronati davanti a noi ad ascoltarci quello che noi vogliamo lanciare, che è il messaggio di Cene per tutti. Esatto, io non lo definisco così per non essere presuntuoso, ma indubbiamente il tentativo è quello esattamente, cioè di sollevare una serie di riflessioni. E questa volta giocando, l'altra volta l'ho fatto in una maniera un pochino più aggressiva, come dire, e avevo bisogno di raccontarlo così, avevo bisogno di raccontare una storia molto forte, non è stata perdonata al principio perché subito vietata ai 18 anni. Questa volta ci siamo detti con Luca, tentiamo di abbassare un pochino la soglia critica, perché è chiaro che se arrivi con un pugno ci si difende, se arrivi con un sorriso magari si ascolta e si può passare comunque una riflessione sul quotidiano, su quello che viviamo ogni giorno, ma anche stimolare alla riflessione sul presente. A me, quando penso al mio film, mi viene in mente il presente, nel senso che secondo me, come abbiamo tentato di raccontare, spesso viviamo di passato, nel senso che ci parliamo di valori, di grandi epoche in cui si stava meglio, eccetera, eccetera. Tutto questo, se fosse possibile, i valori rimangono, sta a noi. Infatti Stefania Fandrelli parla di tanti piccoli gesti nel film La Nonna, cioè se riuscissimo ad applicarli nel presente e lasciarci alle spalle tutto quello che è stato, ma rifar fiorire un pochino, no? Il senso del tutto e anche quindi dei giovani, cioè nel senso aiutare anche i giovani ad avere un maggior senso critico per affrontare la realtà. C'è una domanda? L'Ambra mi dovrebbe rispondere. Sì. Dunque, Eva, quando io ho letto la sceneggiatura, questi due personaggi, Eva e Isa, era un po', come dire, non saprei proprio quale scegliere, nel senso che quando ti avvicini a un personaggio, la prima cosa che fai sbagliando, se ci sono cose che non ti tornano, è criticarlo, che è una cosa abbastanza stupida, perché poi invece non sei mai tu, ma tu dovresti diventare davvero ciò che il regista vuole, che ha scritto. Quindi mi sono dimenticata di questo senso critico che in me è molto, molto troppo sviluppato, e ho pensato alla tenerezza che mi avevano suscitato questi due personaggi, nel senso che Eva è una donna apparentemente così leggera, così un po' frizzante, diciamo, che però fa tutti quegli errori che spesso si fanno, cioè per sentirsi bella si traveste da una cosa che poi non si capisce in realtà che cosa sia, urla tantissimo anche con persone che sono vicinissime a lei perché non sente, cioè va, insomma si libera e conta solo lei, in quel momento ci sono solo lei, le sue riflessioni, le sue cose da dire importantissime peraltro, e non lo sono quasi mai, nel senso che lei poi un po' da fuori ti dà quella sensazione che vorresti abbracciarla, spiegarle due cose, ripulirla, ma proprio nel senso anche fisico del termine, tipo lavati la faccia, sembra a un certo punto Cleopatra, insomma è molto 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 esposta. Il contrasto con la sua amica lo trovavo molto molto divertente, insomma certe volte al cinema secondo me si cerca sempre troppo la verità, il cinema in un certo senso potrebbe anche invece rappresentare ciò che nella vita non è così facile da riprodurre, ma c'è, magari nella vita c'è lo spunto, poi il personaggio deve diventare
davvero un personaggio, per essere anche accattivante, no? Perché se uno vede se stesso dice vabbè, ho capito, soffro, sto male, anche lei. Cioè, ma ogni tanto manca questa sorta, anche che è un po' teatrale come genere, no? Di poter caricare molto per essere davvero qualcosa di onirico, cioè che esiste solo là dentro e che poi può trovare anche delle declinazioni nella realtà. Però questo lo trovo più interessante. E vedere anche Micaela trasformata in quel modo, sfigurata direi a un certo punto, però sempre bellissima e sempre con una dignità incredibile, cioè, e insieme non so, ci siamo trovate a riprodurre questa musica, certe volte non proprio intonatissima, ma per motivi legati al fatto che hanno proprio due personalità, questi personaggi un po' strani, e poi litigano sempre, si appiccicano proprio come no, si fa tra grandi amiche che però non si ascoltano. E, insomma, per noi è stato davvero divertente, siamo anche andate in crisi, moltissimo, certe volte chiuse nei nostri camper dicevamo ma come siamo ridotte, ci guardavamo e, ed effettivamente era molto duro. Due liceali così pronte a marinare la scuola da un momento all'altro, e devo dire che Luciano ci maltrattava spiritosamente ogni tanto urlandoci dietro. Spiritosamente. Però insomma, io lo spirito non l'ho colto però. Vabbè, no, diciamo, ci maltrattava, dobbiamo dire spiritosamente, allegramente. Sì, però ci siamo divertite tanto, siamo stati molto complici. E Michele ogni tanto mi diceva sempre, Madonna, ma non sarà troppo. Quello che faccio, disgraziate, due personaggi disgraziati, però alla fine così commoventi, con le loro fragilità. Nel mio caso un personaggio nevrotico, una bacchettona moralista, si mette in cattedra e giudica tutti perché non si fida di nessuno, con questi occhiali forse l'ha comprata all'autogrill, perché secondo me neanche si fida dell'oculista. Quindi insomma sì, è vero, una sfiducia totale, una sfiducia totale nel mondo, perché poi sono sole. La sfiga è che si relaziona con grandi temi con una come Eva che non ha molto da rispondere, nel senso che per lei se si spezza invece un'unghia col gel ricostruita da poco è già un grosso problema, e le sembra assurdo che lei non colga questo, no? E ci sono delle scene che a me divertono molto perché non si dicono niente mai, cioè quasi mai si rispondono, no? Lei propone tante cose e poi ogni tanto fanno le gatte, si vede proprio, si azzuffano continuamente, delle pazze, però. Anche quando dovrebbero trovare una complicità, quindi insomma ci sembrava di riprodurre qualcosa che succede anche tra amiche in un certo periodo della vita, ma qua ovviamente parliamo di cinema, tipo adolescenti al liceo. Questo lo diciamo per farci un complimento, siamo ancora così giovani. Allora Pierpaolo, se alzi la mano arriva il microfono. Da. Buongiorno, volevo chiedere due cose al regista. Ma intanto perché